Per questa volta ho rinunciato a mimetizzarmi in una popolazione di biologi, cosa che invece di solito faccio, quindi a mimetizzarmi mediante l'esibizione di PowerPoint, quindi per questa volta vi propinerò soltanto parole come si conviene per una studiosa della mia formazione. Dunque, innanzitutto voglio ringraziare per questa iniziativa dedicata all'edizione italiana di Ontogenesi e Filogenesi. Ecco, vi sono veramente grata di aver valorizzato questa traduzione e credo che una delle domande che è un po' inevitabile porsi a questo proposito è come mai per tanto tempo quest'opera di Gould non sia stata tradotta. Ci possono essere risposte anche relativamente semplici, nel senso che in fondo è la prima opera importante e ponderosa di Gould, e Gould nel 1977 non era ancora famoso come lo sarà in seguito, quando appunto dagli anni 80 in poi tutto quello che produce viene prontamente tradotto in tutte le lingue. Ma secondo me questo dipende anche dal fatto che Ontogenesi e Filogenesi è un'opera decisamente strana. È strana perché è provocatoria fin dal titolo, cioè rimettere una E tra ontogenesi e filogenesi era qualcosa di abbastanza azzardato, dopo che la teoria della ricapitolazione era così screditata da doverne parlare sottovoce controllando che nessuno fosse all'ascolto, come scrive lo stesso Gould nell'introduzione di Ontogenesi e Filogenesi. Altra stranezza è che, appunto, questa è stata appunto già rilevata, Ontogenesi e Filogenesi contiene una lunga parte storica, il che non doveva certamente rientrare negli standard delle pubblicazioni accademiche in biologia. Sì, si può dire sempre già Aristotele, eccetera, eccetera, però ecco, una parte storica di questa portata, qua è circa metà dell'intera opera, è veramente una cosa fuori dagli standard. E appunto è un'opera, una vera opera, questa prima parte è una vera opera di storia della biologia importante, un'opera di storia della biologia che ha molto da insegnare agli storici della scienza e ai filosofi della scienza. È una storia esemplare in qualche modo, e la storia ovviamente, lo sapete tutti, ma è proprio la storia dell'idea di ricapitolazione dai lontani precursori al trionfo ottocentesco, soprattutto nella sua formulazione da parte di Haeckel, al suo declino poi novecentesco. Ecco, dicevo, è una storia esemplare proprio per la sua capacità di riflettere su come funziona davvero la scienza, che non funziona appunto per cumulo, per aggiunta di informazioni. In fondo gli anni 70 sono gli anni in cui si affaccia la nuova epistemologia di Kuhn e Feyerabend, quindi si affaccia l'idea della discontinuità nella storia della scienza, ma Gould fa vedere che la scienza non procede nemmeno sempre per rivoluzione e confutazioni, a volte procede semplicemente perché si aprono improvvisamente nuove vie di ricerca, nuove strade completamente diverse, e le strade vecchie vengono semplicemente abbandonate. Ecco, questa parte storica che è così importante e che rappresenta, come dicevo, un insegnamento per gli storici della scienza, ecco, questa parte storica ha un cuore, diciamo così, che a me sta particolarmente a cuore e di cui vorrei qui brevemente parlarvi. È il capitolo dedicato alla influenza dilagante della teoria della ricapitolazione. È un capitolo appunto in cui Gould dà conto di come la teoria hegeliana, in particolare della ricapitolazione, influenzi ambiti disciplinari assolutamente diversi, oltre ovviamente al campo della biologia, altri ambiti disciplinari diversi e disparati, come l'antropologia criminale, la psicologia infantile, i programmi per l'educazione primaria, addirittura la psicanalisi freudiana. Ecco, questo capitolo
mi sta a cuore perché anticipa quello che negli anni a venire sarà un interesse costante di Gould. Anche questo è un interesse che è stato evocato, in quanto fa parte proprio del suo impegno civile, il suo interesse per la critica agli usi ideologici della biologia e in particolare il suo interesse per la critica al determinismo biologico. Ecco, ma al di là di questo, secondo me, questa riflessione di Gould, questa riflessione critica, apre anche a una problematica più vasta, cioè alla problematica di qual è il valore di posizione della scienza nella cultura. Torno un attimo alla teoria della ricapitolazione, in particolare a questo capitolo dedicato da Gould al periodo dell'influenza dilagante della teoria della ricapitolazione. Sicuramente l'aspetto più inquietante del successo della teoria della ricapitolazione è rappresentato dal ruolo che la teoria della ricapitolazione gioca nel cosiddetto razzismo scientifico. Ecco, questo è proprio il lato oscuro della ricapitolazione, chiamiamolo così. Scrive infatti Gould: per chiunque voglia affermare l'ineguaglianza innata delle razze, pochi argomenti biologici possono essere più attraenti della ricapitolazione, con la sua insistenza sul fatto che i bambini delle razze superiori, inevitabilmente i propri, passano attraverso e oltre le condizioni permanenti degli adulti delle razze inferiori. Ecco, l'idea è proprio questa. Nella concezione di Haeckel in particolare, come appunto è stato detto, la ricapitolazione funziona per addizione o per aggiunta terminale, per cui un organismo più evoluto ha qualcosa in più, dunque prolunga, accelerandolo, condensandolo, il proprio sviluppo rispetto all'organismo meno evoluto. Questa è un pochino l'idea hegeliana. Ora, nel caso dell'evoluzione, di una idea dell'evoluzione umana che pretenda di mettere al vertice la razza bianca, più precisamente il maschio bianco, questa concezione si traduce appunto nell'idea che i maschi bianchi sono più sviluppati, dunque sono in qualche modo più adulti rispetto alle altre razze e rispetto alle donne, che vengono giudicate invece più infantili. Ecco, quindi infantili, ovviamente questo porta immediatamente con sé una conseguenza ideologica: se sono infantili, come i bambini, hanno bisogno di tutela e di direzione, ed ecco giustificati l'imperialismo, il paternalismo, il sessismo e via dicendo. Ed ecco a questo punto, allora, una volta che questa teoria, quest'idea del maschio bianco più adulto delle altre razze delle donne, appena questa idea si afferma, ecco una nobile gara a scovare e catalogare tratti infantili nei neri, nei selvaggi, nelle donne. Si va dalla posizione dell'ombelico, della posizione relativa dell'ombelico indicata da Serra, allo sviluppo del polpaccio e delle cartilagini nasali indicata da Cope. Naturalmente c'è una particolare predilezione per quelle che sono le caratteristiche del cervello, perché le caratteristiche del cervello rendono facile la saldatura tra quelli che sono gli aspetti fisici e quelli che sono gli aspetti comportamentali, emotivi, intellettuali, no? Per cui appunto le donne piangono di più e, guarda caso, hanno delle volute cerebrali più infantili e via dicendo. Ecco, la vicenda dell'uso in senso razzista e sessista della ricapitolazione ha tuttavia un esito paradossale che Gould sottolinea proprio alla fine del capitolo. Cioè, a partire dagli anni 20 e 30 del Novecento, non soltanto la teoria di Haeckel viene messa in discussione o semplicemente viene in qualche modo abbandonata, ma si fa strada e conquista terreno l'idea della pedomorfosi della nostra specie. Si fa strada, cioè, l'idea che l'uomo è diverso dagli altri primati non perché va oltre nello sviluppo, ma viceversa, al contrario, perché permane in uno stadio infantile.
perché è fetalizzato rispetto agli altri primati, per usare l'espressione che usa Bolk, che è appunto il principale sostenitore della tesi della pedomorfosi umana. Bolk appunto sosteneva che più una razza è somaticamente fetalizzata e ritardata fisiologicamente, più si è allontanata dall'antenato scimmiesco dell'uomo. Magnifico, un bel riscatto per i neri, per i selvaggi e per le donne che sono, si sono, essendo appunto, avendo forme più infantili, evidentemente si sono allontanate di più dall'antenato scimmiesco. Ma che non va a finire così. Bolk, da questo punto di vista, si limita a rigirare la frittata e si mette a scovare, a catalogare tutti i tratti somatici con cui si poteva affermare la maggiore pedomorfosi dei bianchi rispetto alle altre razze. Il cranio più arrotondato, il minore prognatismo, lo sviluppo somatico più lento e via dicendo. E per cui afferma esplicitamente la razza bianca sembra essere la più progredita poiché la più ritardata. Ecco, la situazione è paradossale e i problemi sono notevoli perché al di là della faccia tosta dell'uomo bianco si va, diciamo così, c'è un problema che va al di là di quella che è la critica all'ideologia e all'uso ideologico della biologia. E il problema è questo: non erano forse fatti osservazioni oggettive i dati comparatistici che avevano lungamente accumulato i Servi, Coppi, Vogt e tanti altri? Ecco, la mossa di Bolk, voglio dire che la mossa di Bolk in qualche modo fa salva la superiorità della razza bianca, ma mi chiedo che fine fanno la cogenza dei fatti e l'oggettività della scienza. E questo è appunto il problema che in ontogenesi e filogenesi Gould accenna appena, ma che riprenderà e svilupperà soprattutto nel suo libro più impegnato dal punto di vista appunto della critica all'uso ideologico della biologia, cioè Intelligenza e pregiudizio, libro in cui tra l'altro viene proprio trasfusa una parte della trattazione relativa alla teoria della ricapitolazione presente in ontogenesi e filogenesi. Ecco, alla fine, cioè le sue conclusioni su questi problemi, che in realtà sono anticipati nell'introduzione del testo, le sue conclusioni sono un po' queste, cioè che dobbiamo considerare la scienza un'attività creativa e non un esercizio meccanico e scontato di induzione e deduzione. I fatti dunque non sono cristalli puri di realtà e l'osservazione non è una registrazione meccanica di questi cristalli puri di realtà, ma è qualcosa che appunto è profondamente influenzato dalla cultura e dalla società in cui l'osservazione scientifica viene fatta. Perché appunto la seconda cosa che Gould ci dice è che la scienza è un fenomeno sociale e dunque è inevitabilmente attraversata dalle ideologie, dai conflitti, dagli interessi che animano la società. Bene, detto questo, e arrivo rapidamente alle conclusioni, Gould secondo me fa due mosse particolarmente importanti che vorrei sottolineare su questi problemi e che vanno un po' al di là di questa semplice enunciazione del fatto che, essendo la scienza, come dice lui, incastonata nella cultura e nella società, inevitabilmente ne viene condizionata. Beh, la prima mossa che mi interessa è una mossa, diciamo così, a favore della scienza. E la seconda mossa, diciamo così, invece è una mossa contro il determinismo biologico. Mossa a favore della scienza. Appunto, Gould sostiene che la scienza è un fenomeno sociale e dunque è inevitabilmente attraversata
dalle ideologie, dai conflitti, dagli interessi della società, ma non per questo si deve cadere in una posizione di relativismo assoluto, cosa che fanno certi storici e teorici della scienza, che sostengono appunto che il mutamento scientifico riflette solo la modificazione dei contesti sociali e culturali. Ecco, questa posizione non viene accettata da Gould, perché è una posizione che significherebbe che la verità è senza significato, e Gould ribadisce che in realtà la scienza non è un discorso come un altro, non è un'affermazione qualsiasi, non sono bullshit come ha scritto un filosofo di cui ora non mi viene in mente il nome. La scienza non è un discorso come un altro, perché la scienza impara dalla realtà, anche se a volte in modo distorto dall'ideologia, anche se a volte in modo errato. E la scienza mantiene un compito veritativo. Ecco, questo penso che sia una affermazione forte di Gould da sottolineare. E quindi anche la critica all'uso ideologico della scienza non deve inficiare questo compito veritativo. Si tratta invece di capire che la scienza, proprio perché è incastonata nella cultura, incastonata nella società, la scienza ha sempre un valore di posizione. Questo valore di posizione, quindi gli scienziati devono in qualche modo avere coscienza del valore di posizione che ha la loro attività di ricerca scientifica. Questo valore di posizione non necessariamente, tra l'altro, coincide con l'ideologia dominante. A volte effettivamente la scienza assorbe, diciamo così, passivamente lo spirito del tempo e i valori di una società e ha poi l'effetto di legittimarli, ma altre volte, dice Gould, può essere un potente agente per mettere in forse e sovvertire gli assunti che la nutrano. E in questa sovversione degli assunti culturali e sociali che nutrono la scienza è proprio il valore veritativo che può essere giocato. Ecco, naturalmente Gould a questo proposito fa l'esempio di Galileo, la cui appunto scoperta scientifica mette in discussione i valori della società esistente, volevo sottolineare come appunto il problema non sia tanto una critica che va a finire in relativismo nei confronti delle affermazioni della scienza, quanto una individuazione di quello che è il valore di posizione della scienza all'interno della società. Dicevo che c'è poi una mossa contro il determinismo biologico, nel senso che nei confronti del determinismo biologico c'è una particolare severità da parte di Gould, che è sottolineata proprio alla fine del capitolo sull'influenza dilagante della ricapitolazione da cui ho preso le mosse. Perché c'è questa particolare severità? Io credo che la severità dipenda da questo, dal fatto che il determinismo biologico, cioè l'idea che aspetti del comportamento e dello status sociale siano inevitabili in quanto naturali, ecco, quest'idea non è un'idea contingente, non è semplicemente un'idea contingente, nel senso che non è semplicemente legata a questa o quella congiuntura politica, come tutto sommato poteva essere legata alla discussione sulla schiavitù o altri contesti, l'idea del razzismo, che pure è un'idea così grave. Ma in qualche modo il determinismo biologico è ancora più grave, perché è un tratto essenziale della Weltanschauung della società contemporanea. Cioè, fin dal suo sorgere, questa società, il capitalismo, permettetemi di chiamarlo così, si presenta e si legittima come una società naturale. Questo è proprio un tratto in qualche modo costante dell'ideologia di questa società. Naturale è la proprietà privata e i diritti che la regolano e la fondano, i diritti naturali appunto,
Naturali sono le differenze di status e di ricchezza, perché non promanano da un'autorità, ma sono il risultato del gioco impersonale del mercato, mercato in cui si svolge qualcosa di molto simile alla lotta per la vita. Ecco, quindi da questo punto di vista il determinismo biologico è particolarmente pericoloso, perché è in qualche modo l'ideologia di fondo di questa società, e questo crea una responsabilità speciale in qualche modo a carico dei biologi. Bene.